Buongiorno, buongiorno. Il primo giorno solitamente era bello, ce lo si aspettava e lo si aspetta, immagino ancora adesso con gioia, ma magari è l'ultimo, diciamo, sì, effettivamente. I risultati finali. Effettivamente è così, insomma, poi c'era il bello di rivedersi, tutti belli abbronzati dopo l'estate, eccetera. È vero, dai, cominciamo la nostra rassegna stampa, partiamo stamattina dal Sole 24 Ore, l'apertura maxi offerta di Hong Kong per la borsa di Londra, il risico dei listini, e poi a centro pagina si parla di quota 100 che costerà 63 miliardi al 2036. Davide. Allora, questi sono i conti presentati dalla Ragioneria Generale dello Stato e finalmente fanno chiarezza su un punto, e cioè 2020-2021 quota 100 comporta per i contribuenti una maggiore spesa pari allo 0,5% del prodotto interno lordo. Da qui al 2036 l'insieme della maggiore spesa dovuta esclusivamente solo all'aspetto quota 100, cioè all'avere favorito e al favorire l'andare in pensione prima di alcune persone, di alcuni lavoratori, costerà 63 miliardi. Questo chiarisce finalmente, diciamo, in maniera anche definitiva il famoso storia. Ogni volta che ne parli dice: ah, tu ce l'hai con i pensionati. No, non ce l'ho con i pensionati. Ah, ma sono lavoratori che hanno pagato per tutta la vita i contributi, è un loro diritto. E allora qui chiariamo questo punto che è fondamentale. I contributi che ciascuno di noi paga nel corso della propria vita lavorativa sono proprietà del lavoratore. Per come la vedo io, non solo sono soldi miei, ma potrei doverne risporne come voglio. Li dovrei poter ritirare tutti, li dovrei poter fare amministrare a chiunque sia di mia particolare fiducia, questo o quell'istituto, poi li potrei lasciare lì e prenderli a rate, che poi sarebbe la pensione, ma sono soldi miei. Detto questo, non esiste il diritto a essere mantenuti da altri, non esiste il diritto a ricevere soldi in più da altri. Se si vive in un paese ricco che ha dei bei avanzi di bilancio, vabbè, ci dividiamo la quota di avanzo, ma se non è così, non esiste il diritto ad andare in pensione con i soldi degli altri. E questa è la condizione in cui si trova la maggioranza degli attuali pensionati in Italia. Dopodiché possiamo anche continuare a prenderci in giro, fare finta che non sia così, che è tutto sempre solo un diritto, senza mai che nessuno citi un solo dovere nella vita. Il risultato sarà assolutamente ovvio: i conti non torneranno mai. Tra pochissimo la stretta attualità politica con Giacalone, prima ancora però ovviamente le informazioni sul traffico in Italia, via radio. Buona giornata da Barbara Sala, Enrico Galletti, per Luigi Diaco e Davide Giacalone. Allora, il quotidiano La Stampa dedica 3 pagine alla situazione politica, una ovviamente dedicata alla lotta tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico per le ultime poltrone, resta di nome tra i grillini, questo è il titolo che ne fa La Stampa. Dalle commissioni sono arrivati fino a 20 nomi di candidati, sottosegretario a Di Maio, il filo russo di Stefano agli esteri, resiste da Castelli, per i Dem in pista Marattin e Ascani. E poi 2 pagine dedicate all'opposizione, da una parte Davide Toti, il governatore della Liguria, la conquista della Lombardia, titola La Stampa, pronto l'addio di 7 consiglieri azzurri, e poi l'assalto di Salvini ai voti grillini. Ovviamente ci riferiamo all'Umbria, che secondo Salvini sarà un test anti-ammucchiata. Il Movimento 5 Stelle non ha ancora un candidato governatore e ragiona se allearsi con il Partito Democratico. Com'è la situazione, Davide? Oggi potremmo, diciamo, occuparci di cose concrete grazie anche al fatto che la politica politicante è occupata sul lato maggioranza, come hai letto nei titoli della stampa, a indicare i sottosegretari. Diciamo che la lotta per spartirsi le poltrone è un linguaggio molto, molto populista. Adesso, siccome sono loro a doverlo fare, no, io non lo uso. Per assegnare i sottosegretari, quando loro hanno fatto, commenteremo la notizia, vedremo che numero sono, perché mi ricordo che bisognava tagliare, diminuire tutto. Adesso vedremo quanti sono e chi sono. L'opposizione, naturalmente, diciamo così, cerca la rivincita elettorale, come capita in tutte le sane democrazie di questo mondo, e quindi in bocca al lupo.
Andiamo a dare uno sguardo alla prima pagina del Corriere della Sera. Migranti, così cambiamo il titolo di apertura. Conte, penalità per gli stati che non accolgono, più duri con i clandestini. E poi nelle pagine interne, a pagina 21 nelle cronache del Corriere, si parla di scuola. Stop all'educazione civica, si partirà nel 2020. La scelta del ministro dopo la bocciatura del Consiglio dell'Istruzione. Davide. Oh, ve la ricordate? Questa l'avevamo commentata mentre bisogna reintrodurre l'educazione civica, giusto, ma qua, chi è che la sa fare, chi è che non la sa fare, con quali testi, in quale orario, ma quanto tempo, un'ora alla settimana. Siamo stati tutti coinvolti in questo alato dibattito, poi abbiamo anche commentato che alla fine proprio del governo Conte 1 il ministro dell'istruzione Bussetti si era dovuto affrettare a fare un decreto perché si erano dimenticati di organizzarla l'educazione civica, ma bisognava partire, garantiamo che parte per l'anno scolastico 2019-2020. Ieri il nuovo ministro dell'istruzione Fioramonti ha detto no, non è così, non partiamo per il 19-20, se ne parla l'anno prossimo. Naturalmente quando si dice l'anno prossimo cioè se ne parla un'altra volta, no? In spagnolo dicono mañana, un giorno se ne parlerà. Perché? Perché si erano dimenticati, diciamo, un dettaglio. Barbara, è quello che dicevamo ieri, cioè ogni settembre uno dice perché dobbiamo cominciare le scuole? Accidenti, non ci avevamo pensato, e infatti non si avevano pensato a organizzarlo nell'orario scolastico. Diciamo che è un perfetto esempio di diseducazione civica. E anche scolastica, verrebbe da dire. Ci spostiamo sulla prima del Messaggero. Alitalia frenata sul salvataggio. Lettera di FS ai commissari. Il Tesoro ha rinviato la decisione sull'ingresso nella cordata con Atlantia Delta. Il contratto va prima perfezionato. Il lascito di Tria a Gualtieri. Si parla anche qui di migranti. Noi andiamo però all'interno. Pagina 15. Tari, tassa rifiuti boom. In 9 anni è aumentata quasi dell'80%. Sì, per la precisione in 10 anni sarebbe il 76% di aumento della tassa per i rifiuti. Al crescere della tassa sui rifiuti diminuisce la qualità del servizio e aumenta il danno ambientale per l'uso ancora dissennato delle discariche, oltre che aggiungerei il danno morale di un paese, l'Italia, che continua a esportare rifiuti chiedendo agli altri paesi, cioè non è che ci bruciate un poco dei nostri che noi non siamo capaci a farlo, che è una cosa veramente invereconda. Dentro questo sistema i cittadini che hanno il servizio peggiore pagano la TARI più alta, che è abbastanza ovvio perché è disfunzionale. Dentro questa che ho illustrato, che è una truffa evidente, c'è un'ulteriore truffa, che per aumentare la tassa sui rifiuti si finge che cresce la differenziata. Cioè, questo è un paese in cui si vuol far credere che la differenziata è alta, quindi ha dei costi di raccolta della differenziata che i cittadini devono finanziare e pagare. Però poi non si riesce né a smaltire, né a trattare, né a termovalorizzare i rifiuti. Allora dice, scusa, che l'hai fatta fare la differenziata prima? In realtà era un falso prima che poi si produce, si riproduce nel dramma delle discariche. Ora mi chiedo, tutto questo può essere affrontato essendo evidentemente un'imposizione fiscale? La TARI peraltro è una patrimoniale, quindi dico, non vogliamo mettere patrimoniale. La TARI è una patrimoniale perché si paga sui metri quadrati e le persone che ci sono dentro quella casa, non è che si paga sulle rifiuti che produci. Quindi ci vogliamo occuparcene sotto l'aspetto fiscale o aspettiamo ancora qualche tempo e poi un giorno scopri qualcuno dirà grande scandalo, la questione dei rifiuti ci crea dei danni. Sarebbe meglio, diciamo così, prevenire piuttosto che curare. Tra poco torniamo a parlare di ambiente con Davide Giacalone, intanto i nostri sostenitori pubblicitari. Continuiamo con la nostra rassegna stampa. Sì, pagina 16 del quotidiano La Repubblica. Davide, piantiamo 60 milioni di alberi, uno per ogni italiano, è l'appello lanciato in nome della comunità Laudato Si dal presidente di Slow Food Carlo Petrini, dal vescovo di Rieti Domenico Pompilli, dallo scienziato Stefano Mancuso. Stefano Mancuso è direttore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale e firma un commento su Repubblica dal titolo "L'ambiente non è un hobby, ma la vera questione sociale". Perdonami se faccio un po' l'avvocato del diavolo, ma siccome di ambiente se ne parla prepotentemente, se ne parla sui giornali, qualcuno dice che sta diventando anche un argomento abbastanza di moda, è sì principale, diciamo così, nelle citazioni dei politici, lo ha perfino citato Conte nel suo discorso alla Camera e al Senato, ma
Si può andare oltre la retorica, secondo te, Davide? Beh, intanto, diciamo così, naturalmente l'ambiente è una cosa importantissima. Parlando d'ambiente, io comincerei a pulire le strade e a evitare di buttare la spazzatura nelle buche, perché se uno, diciamo così, pianta l'alberello da una parte e continua a sversare della roba nelle discariche, dal punto di vista ambientale ha fatto un saldo largamente negativo. La metà delle procedure di infrazione dell'Unione Europea, giustissime, nei confronti dell'Italia sono relative al ciclo di smaltimento dei rifiuti. Quindi cominciamo da lì, che è una bella cosa. Naturalmente possiamo fare anche tante altre cose. Piantare l'albero è una cosa bella, un afflato umano, eccetera. Anche queste cose vanno fatte con intelligenza, e come proteggere gli animali. Ecco, se uno porta lo scoiattolo americano in Italia, sarà tanto carino come nel cartone animato, ma si ammazza tutti gli altri scoiattoli che ci sono in circolazione qua. Se pianti l'albero sbagliato nel posto sbagliato non ne ottieni dei risultati nefandi. Per esempio, i pini hanno delle radici che sono in grado di svellere l'asfalto, quindi anche queste vanno fatte un po' con la testa e senza, diciamo così, esclusivamente la volontarietà e l'afflato della vanga. E poi accanto a tutto questo bisogna ricordarsi che l'ambiente è, prima di ogni altra cosa, una grandiosa occasione di sviluppo e di guadagno. Ma quello l'ho fatto però nelle università, nella ricerca. L'energia elettrica noi ne utilizzeremo sempre di più, non sempre di meno, sempre di più. Per riuscire a avere fonti rinnovabili che, diciamo così, non inquinino, bisogna però avere una diversa modalità di consumo, quindi una maggiore tecnologia, per esempio, delle batterie. A me questa cosa che c'ho il cuore verde e la foglia in mano di suo mi ricorda tanto la bontà, e ogni volta che vedo incontro gente buona d'animo tendo tendenzialmente a nascondere il portafoglio. Grazie a Davide Giacalone, la rassegna stampa torna domani puntuale alle 7:10. Grazie Davide. Grazie a voi e buona radio a tutti.